Creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cos'hai ASMA. Sali. Andiamo a fare un giro. Hai voglia di fare un bel giretto con me, rilassante? Guarda dove ti porto. Creatura, sto morendo di caldo, adesso andiamo a casa. Ho comprato, guarda, il mio bottino di oggi. Tutto questo mega sacchettone pieno di altri sacchetti. Mamma mia, si crepa di caldo. Sono le ore. C'è anche il telefono bollente, incandescente. Allora, sono le ore 11:43. Oh, scusa, 11:43. Bevo un po' di acqua e poi vado a casa. Si muore di caldo, la mia macchina è pure al sole, quindi l'ombra, quando sono arrivata era all'ombra. E, è nera e quindi adesso non vedo l'ora di abbassare il finestrino e tornare a casa. Mamma mia. Non ho neanche mangiato niente, quindi mi sento un po' fiacchietta, devo dire. Quindi non vedo l'ora di andare a casa. Ho voglia di frutta. C'è la bottiglia che scrocchia dal caldo. Senti. Eccoci, creatura, mi sono cambiata la maglia perché ero super sudata e adesso ti mostro finalmente che cosa ho acquistato. Ho preso delle cose molto economiche e la maggior parte mi sa che sono per mio papà, però vabbè, adesso ti mostro. Comunque, già che ci sono, ti voglio dare anche delle dritte su per le persone che vogliono andare a fare thrifting, ovvero a acquistare cose usate oppure anche cose rimanenze di mercato in questi mercatini. Allora, prima cosa, o hai uno zainetto, ti porti via uno zainetto, oppure se hai la borsa come me ti porti via uno di quei sacchetti per fare la spesa, quelli, io ce ne ho due tre diversi, sono di stoffa e sono, quando li chiudi, sono piccolini, quindi non occupano tanto spazio in borsa, e poi dopo, quando all'utilizzo, li apri e sono grandi e ci puoi mettere tutti i tuoi acquisti. Perché dico questo? Perché loro ti danno tanti sacchettini e poi, siccome bisogna infilarsi dentro le bancherelle per cercare i capi, tenendole anche solo sul braccio danno fastidio, questi sacchetti sono ingombranti. Invece se hai una borsa tracolla di quelle lì per lo shopping è decisamente più facile poi cercare, come si dice in dialetto veneto, rumare in mezzo a tutto l'abbigliamento. E va bene, questo era un piccolo consiglio che volevo darti. I primi acquisti che ho fatto sono due camicie, costavano 50 centesimi all'una. C'erano queste cose a 50 centesimi, nel mentre ho anche conosciuto una signora che mi ha spiegato che c'era scritto merce usata, ma in realtà quella non era del tutto merce usata, perché c'era della roba della Benetton e di marca a 50 centesimi con l'etichetta tagliata ed era nuova. Quindi avevano un po' messo cose usate, un po' cose nuove, rimanenze di magazzino con le etichette tagliate. E infatti io ho preso, allora della Benetton non mi andava niente bene perché erano tutte troppo
piccole per me. Quando ero più magra riuscivo a trovare più cose perché mi andava bene un po' tutto, invece adesso che ho una taglia più in più faccio più fatica, però lo stesso. Ho preso questa camicia, maniche corte, molto leggero, un tessuto bello fresco estivo a 50 centesimi, una XXL che mio papà le vuole larghe, ha un bel colore, bella, tessuto fresco, anche il colore ci sta, è azzurro e blu. 50 centesimi nuova, cioè non potevo lasciargliela lì. Poi per me ho preso un'altra camicia, io ho preso solo camicie per me perché forse faccio io la mia ossessione, le mie camicie. È super anni 80, però volendo si può modificare ed è a maniche lunghe, però molto, è nero su nero, non si vede, vabbè, è nera ed ha tipo le spalline imbottite, che volendo posso toglierle qui, e non so che marca sia onestamente, però è un po', è molto leggera, un po' trasparentina. Ho pensato di poterla utilizzare anche qualche serata che si esce, non c'è proprio caldissimo. Ha le maniche un po', non so se si vedono, accidenti, beh magari te lo mostro su Instagram o da qualche parte. Comunque diciamo che è una di quelle camicie un po' anni 80, molto eleganti da sera, e che vorrei abbinare con, secondo me con l'harness ci sta da Dio perché è un po' particolare, un po' anni 80, con l'harness elegante, con l'harness un po', mi piaceva per quello, insomma. Non so neanche che taglia sia onestamente, perché ci hanno tagliato l'etichetta e quindi niente. 50 centesimi una camicia nera elegante, cioè non potevo, cioè neanche i bottoni, non potevo lasciarla lì. Poi a 2 euro ho preso questa t-shirt, mio papà che cercava delle t-shirt, mi piace perché molto particolare, XL, non so che marca sia, comunque mi piaceva che aveva questo dettaglio qui sulla manica e questi tipo borchiette, e di qua non c'è quel dettaglio lì, e dietro ha questo disegno sia sulle maniche che qui, e sono buchi fatti uguali, quindi è proprio di quelle finte un po' grunge, ecco. Oddio, non so se non se la mette mio papà, me la metto io, perché comunque è molto bella. E sempre a 2 euro l'ho trovata ancora impacchettata, c'erano un sacco di queste t-shirt marca Zumba, c'erano anche delle canotte, però le canotte erano tutte piccole di taglia, e alcune erano state tirate fuori dai sacchetti, quindi ho potuto guardare la taglia anche, e poi dopo ne ho comprato uno già ancora insacchettata, come se proprio da negozio. E questa qui è made in Colombia, LXL, adesso la apro, c'è proprio con ancora il cartellino su, magari c'è pure il prezzo. No, l'hanno tolto perché a volte ci sono anche i prezzi su. No, c'è scritto solo LXL Black Zumba. Comunque è carina perché piaceva anche con la scritta così. 2 euro, insomma, anche un tessuto molto fresco e bello. Dietro c'è la scritta Zumba così in giallo fluorescente. Quindi in pratica mio papà
ha speso 4,50 euro e si è comprato quelle due cose. Poi ho preso questo vestitino per mia mamma perché veniva 1 euro, era nuovo con ancora la sua etichetta. Ed è un semplice vestitino taglia S. Con questo tessuto molto fresco, le maniche a tre quarti. Mi piace perché a lei piace molto il colore lilla e in questo periodo sta cercando tante cose color lilla e questo ha il nero, il grigio e il lilla, quindi mi sembra perfetto. Poi mi piace perché ha tipo delle taschine qui. E boh, spero che le piaccia, ecco, ha anche una specie di cinturina. Carino, dai, sti 1 euro, cioè. 1 euro non compri neanche la stoffa, però. Sempre a 1 euro c'erano delle federe. E io ho preso questa perché mi piaceva tanto il colore, ne ho presa una sola. Era 1 euro al pezzo. Bellissima, super verde, fluo e con le stelline verde scuro, mi piace molto. Così il mio cuscino avrà questa nuova federa, perché ho tutte federe vecchie. Ultima cosa per me, ho preso un'altra camicia che però anche questa la posso usare sia tipo in estate, cioè io penso anche verso settembre, tanto io sono una persona freddolosa, quindi ci sta, alla sera magari ho freddo, devo uscire, oppure anche in inverno con qualcosa sotto oppure questa sopra così. Anche un buon profumo. Ed è sempre, oggi ce l'avevo con lo stile anni 80, non so per quale motivo, l'ho pagato 2 euro ed è una camicia lunga 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 e sfiancata, quindi proprio da donna, perché quell'altra non so se da uomo o da donna, quella che ho preso nera prima, elegante, perché non mi sembra sfiancata, però devo provarla. Per oggi c'era troppo caldo per provarla. Così, sfiancata, un camicione lungo e che arriva tipo fino alle ginocchia, quindi può anche fare da vestito, anche con questa, volendo con un harness e mi fa da vestito, quindi volendo si può fare qualsiasi cosa, ha le maniche lunghe. Che poi le maniche non sono come quelle di una camicia, quindi è un misto tra vestito camicia, bello, molto slay, mi piace. Poi ha le spalline imbottite, quindi mi ricordano i capi anni 80. Comunque io l'imbottitura la posso togliere, non è che deve restare lì fissa. Vedo come mi sta, se mi sembro una cosa strana le tolgo, se mi piace lo tengo, giustamente. Questa taglia 44, quindi era la mia taglia e l'ho preso. C'ha i bottoni tipo madreperla. Cioè, 2 euro. Questa stava sempre nelle rimanenze di magazzino. Boh, a me piace, è molto, molto particolare. Ha anche tipo uno spacchetto qui. Bello. È un grigio perla, secondo me. Adesso non so in videocamera che colore si veda. Però io lo vedo tipo grigio perla. E basta, alla fine sono questi stati i miei acquisti. Avrei voluto comprare altre cose, però tipo alle 11:20 il tizio con le t-shirt le stava già mettendo via. E quindi ho detto ok, tra due martedì ritorno e guardo subito quella perché me l'ero tenuta per il fine. Invece devo guardarla subito perché chiudono a mezzogiorno, alle 11:20 non ti puoi mettere via le cose, se no io non pensavo. E quindi niente, questo devo tornare tra 2 martedì perché ho già un impegno per il martedì prossimo. Se vuoi ti porto con me, non riesco a fare le riprese lì perché ci sono tutti che mi fissano, tutti mi fissano e mi sento in imbarazzo e già una volta mi hanno detto che non potevo filmare, quindi non volevo prendermi di nuovo parole e quindi ho fatto tipo solo l'intro, dopo ho detto vabbè, tanto devo fare l'haul mostrando i capi, quindi non verrà comunque un video cortissimo, ecco. E fammi sapere,
se appunto vuoi che ti porti nuovamente con me. Magari se non sono da sola riesco a fare qualche ripresa, sono proprio da sola, non vado tanto bene, ecco, anche perché appena ho visto 1 euro, 50 centesimi, 2 euro, mi sono infiondata e la telecamera l'ho messa in borsa. Quindi, vabbè, comunque spero che...